Voglio carichissimo per questo quiz sul calcio, mi raccomando, per averne altri e per sbloccarli. 15.000 mi piace. E adesso Ila vi dà 3 indizi di un giocatore che dovete indovinare qua sotto nei commenti. È francese, 24 anni ed è attaccante. Allora ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui su un campo da calcio. Ospite d'eccezione, diciamo. Ospite che non avrei mai voluto portare sul canale perché ha questa maglietta. Meglio non fare nulla. Anche lei, oltre ad avere TikTok, non so se tutti lo sapete, ma ha anche un canale YouTube. Quindi mi raccomando ragazzi, andate nel link in descrizione e seguitemi. Ok, dopo questa mi farà vincere questo video perché andremo a fare un quiz sul calcio. So che sei molto ferrata e quindi ragazzi spero di non fare brutte figure. Quindi voglio, non ci perdiamo in chiacchiere. Sei pronta? Prontissima, nata pronta. Vamo. Sì, però dai, è abbastanza rosa secondo me. La prima challenge è molto particolare, l'abbiamo già fatta su TikTok. Editor, falla vedere. Quanti scudetti al Napoli? No, come tre! Come tre! Praticamente ci faranno delle domande a prenotazione, così se rispondi bene vai a calciare. Non è che se rispondi male... Il secondo giocatore più anziano ad aver segnato un gol in Serie A. Superato da poco. Adesso il primo è Ibra. Ila. Quagliarella? No. Non va, la spero, dammi un secondo. Vogliono fare Ferrati sul calcio. Ma Billy Costa Curta, raga. Ma va, 41 anni e 16 giorni. Ma va, ma dai. Yeah. Si è preparato questa domanda ieri sera, si è preparato. Giocatore attuale più anziano della Serie A. Ila. Ibra. Nope. Godo! Ex giocatore francese che ha giocato nel Manchester United, Juventus, Monaco e vi dico anche Nizza. È Paris Saint Germain. Non lo so. Terzino. È facile. Ripeto ragazzi, Manchester United, Paris Saint Germain, Nizza, Monaco, di là. Juve. Di là. Stavo per dire. 1-0, 1-0, va bene, va bene. Il numero 10 della Juve. Pogba. Di là. Però qua a mezzo var, Camel? Camel? chi è che l'ha buttata prima a terra? Ila. Ila. Purtroppo. Ragazzi, allora oggi il blindato farà il nostro var. O blindato. Presentati chi sei. O blindato. O blindato. Ragazzi, allora adesso vedrete un'immagine di copertina. C'è un video speciale che è uscito sul canale del blindato che vi lascio in descrizione. Andatela a vedere e iscrivetevi al canale, giusto? Sì, grazie ragazzi. Perché si devono iscrivere al tuo canale? Perché... Perché ti serve. Esatto. Esattamente. Contro chi è uscita la Spagna al mondiale? Marocco! Vamo! Siamo 1-1 ragazzi, vediamo chi vincerà questa sfida. Eccoli là. Eccoci qua. Chi è l'allenatore più vincente della storia? Ila. Ancelotti. Sbagliato. Mourinho. La wave è quella. Guardiola. No, bravo. No! Ciao! Pep, ti amo. Facci vincere la Champions. Qual è il giocatore più pagato al mondo nel 2021? 2021? Aveva già fatto il contratto. No, Ronaldo. No. Kylian Mbappé. No, perché ha fatto 22. Neymar? No. E Messi. Sì. Ma no! A che età ha esordito Cristiano Ronaldo? 17. Il mio pupillo. Vai. Tutta. Potrei mai sbagliarmi sul mio idolo. Chi ha vinto il primo titolo di campione d'Italia del 1898? 1800. Genoa. Bravo. Abbiamo fatto il video prima. Vai, vai. Mamma mia, sono troppo forte. Sì. Qual è la squadra italiana che vanta il maggior numero di retrocessioni? Vi dico che Ila la conosce molto bene. Brescia. Vai Andrea! Oh. Vamo! Ancora! Pallone d'oro 1998! Ila! Aspetta, VAR, aspetta, VAR! VAR! Blinda! No, non è VAR! Com'è non è VAR? Mi dispiace. Tu sei frate a me, com'è? Merato VAR? No. E la... di che? Di Ila? Purtroppo sì. Ma perché ti piace Ila? Per questo stai dicendo così? No, non dico così. Sicuro, non è che si è condizionato a sto fatto? No. Non può tradire un frate per una femmina, eh? Esattamente. Ah, esattamente. Attenzione! Vamo!
Non vale, se comprate il portiere, raga. Quindi, prima challenge portata a casa, non so quando sia finita. Però adesso c'è un giochino ancora più divertente. Aiuto. Età. Nazionalità. Ruolo. Dove sta mettendo? Sì, vabbè. Facile. Ah, boh, di Lorenzo. Lunga italiano. Ci ha mezzato. Il giocatore è costui. E nulla. Nazionalità. Età. Niente squadra. Ci puoi tranquillamente arrivarci, secondo me. Argentino. Ok. Età 28 anni. 28. Ci puoi arrivare, capisci a meila. Non è De Paul. Paredes. E andiamo. Molto brava, brava. Molto brava, brava. Però ci puoi arrivare. Vabbè. Ragazzi, adesso tocca a te a decidere il giocatore. Facciami cattivi adesso, eh. Ah, ok. Questo è il giocatore. Attenzione! Ah! Nazionalità! Età! No, no! Tedesco! 20 anni! Devi fare il terzo colpo. Musiala! Non ho parole, raga! Signori! 1-1! Ida! Non è possibile. Mi dispiace. Ma come hai fatto? Qui davanti. Ma te l'ha detto, te l'ha ma detto. Ma non me l'ha detto, no, perché no, no, no. Perché io seguo il calcio a differenza vostra, Camel. Camel, calcio con F. Ragazzi, per Ila questa volta mi sono preso la briga di scegliere io. Ah! Non so, eh. È difficile. L'ho messa in difficoltà, secondo me. Attenzione. Nazionalità. Oh, subito. Ecco! Oh, Madonna! Quindi nazionalità, età. Fa difficile. Nazionalità italiana, 36 anni. Se indovina, voglio provare. Questo è impossibile. Se gli diciamo, magari capi l'altro indizio, ci sta. Già il terzo indizio. Terzo beh, raga, però con due pali, un piccolo indizio. Piccolo indizio, non gioca più in Italia. È tornato. Ah, scusami, è tornato in Italia. Crescito, Mimmo. Bravo, bravo, proprio lui. Vai per la nazionalità. E si gode. Vabbè, però due pali fanno un indizio. Sì. Ve l'ho dato. Allora, è inglese, è molto in voga in questo periodo. Ottimo indizio. Non può dirti in voga, credo. Sì. Molto a me dice che è Bellingham. Non penso. No, non è Bellingham. La risposta no, non è Bellingham. Sto pensando tra me e me. Non è Bellingham. È Rinato. È Rinato, inglese. Ma boh, io mi butto, secondo me mi stanno piando in giro, è Maguire. È Rinato, risulta così. No, è Rashford. Marco. Era indeciso perché avete Rinato. Sapevo che comunque fosse Rinato, è Rashford. Perché risulta così? Perché grazie allo psicologo è Rinato. Vedi che so più cose di te, Andrea, ma sei un po' un finto. Intanto finto tu stai a fare le domande. Fai vedere Simo. Ragazzi, ne ho scelto uno, anzi Mirko, questo l'ha scelto. Ai ai ai, oh, però qua ci sta. L'abbiamo messo in difficoltà, qua. Nazionalità. Età. Sì, vabbè. Squadra. Abbia. Brava Ila. Brava Ila, molto facile. Nazionalità olandese. Età 26. Vediamo squadra. Se sei capace di rispondere. No, c'hai un altro indizio. Decidi tu se lo vuoi usare sì, o no. Sì, lo voglio sì. usare. Gioca attualmente in una squadra italiana che tu odi tanto. Dumfries. Vamo. Pronti? Siamo, siamo pronti. Siamo, secondo me non indovina questo. Vai. Nazionalità. Età. Italiano 23 anni. Italiano 23 anni. Beh, guarda che se non lo indovini è bella questa, eh. Perché è bella? Che significa? Che significa? Poi capisci. Cameraman. Bella. Ah, era spaduria. Ho fatto così. Vabbè, comunque a prescindere ho perso perché questa l'ha vinta tu 3-2. Brava Ila. Allora ragazzi, decidete qua sotto nei commenti chi ha vinto quindi questo quante ne sai sul calcio. È stata veramente una bella sfida. La prima l'ho stravinta, questa l'hai stravinta tu. Quindi sarete voi a decidere chi è stato il più bravo. Poi magari faremo anche una rivincita. Ila. Un bello spareggio. Forza. Io. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao.